Non solo il ciclismo, ma anche l'atletica leggera nel mirino di un'inchiesta giornalistica che ha scoperchiato un gigantesco scandalo doping. Nell'inchiesta congiunta del britannico Sunday Times e del canale televisivo tedesco ARD, i giornalisti hanno avuto accesso ai risultati di oltre 12.000 esami del sangue fatti negli ultimi 11 anni a circa 5.000 atleti di alto livello. Ricontrollando quei dati, i due media dichiarano che almeno 800 controlli sono sospetti. I risultati sarebbero stati ottenuti da una fonte anonima. Accuse che il presidente dell'agenzia antidoping rispedisce al mittente. Gli atleti sono innocenti sino a prova contraria, faremo i nostri controlli prima possibile, ovvio che sono sorpreso dai numeri, ma credo che la Federazione Internazionale di Atletica vorrà cercare di capire quale sia la fonte di questi dati. Scoprire la fonte piuttosto che eliminare il problema. L'ordine di scuderia sembra quello di minimizzare, come fa Sergei Bubka, indimenticato astista e oggi in corsa per la carica di presidente della Federazione Internazionale alle elezioni fra 2 settimane. Il doping è il problema del XXI secolo, ma chiunque deve sapere che non ci sarà spazio per gli imbroglioni in nessuno sport del movimento olimpico. I dati però proverebbero che un terzo dei vincitori di medaglie in prove di durata e resistenza assegnate a mondiali o olimpiadi dal 2001 al 2012 potrebbe aver fatto uso di doping. Si parla di 145 medaglie, di cui 55 d'oro, fra gli imputati i campioni keniani del fondo.